La figura di Erode ci può essere utile per descrivere quello che è il percorso possibile dell'anima verso Dio, un avvicinamento a Lui per mezzo della Sua parola che viene in mezzo a noi, che viene annunciata, così come noi adesso abbiamo letto il Vangelo. E anche il percorso di un'anima che, pur potendo fare un avvicinamento a Dio, non lo fa scegliendo il percorso opposto. Infatti, Erode non è descritto come il cattivo, la parte del cattivo totalmente cattivo. C'è sempre nel fondo del cuore, anche più nascosto, una parte che non è totalmente cattiva. Quando questa si decide per Dio o contro Dio, decide il suo destino finale. E questo entro questa vita mortale. Ma noi non conosciamo i segreti del cuore di un'altra persona ed è per questo che siamo chiamati a non giudicare, perché Dio conosce la realtà intima di ciascuno. Però guardando Erode io rimango interdetto, proprio quando lui rimane interdetto e incuriosito, davanti alla parola di Giovanni e davanti alla figura di Gesù. Davanti alla parola di Giovanni, lui diceva, aveva molte perplessità, ma lo ascoltava volentieri e vegliava su di lui, nel senso che impediva, con la sua autorità, era il re della regione, impediva che qualcosa gli accadesse di male. Poi sarà proprio lui a fargli del male, perché cade nel suo stesso peccato, e c'è qualcuno che approfitta di questo, come sappiamo, per fargli prendere una decisione che sarà fatale. Voglio la testa di Giovanni Battista qui adesso sul vassoio d'argento, perché tu hai promesso che tutto quello che chiedo io, tu lo farai, me lo darai. Tutto questo era stato architettato da Erodiade con la figlia, conoscendo il punto debole, la situazione, e sappiamo questo. Ma è curioso che un re che viveva nel peccato e non troppo, come dire, preoccupato di far vedere di essere un giusto o un ingiusto, non aveva certo la mentalità del fariseo e dell'ipocrita, sbatteva in faccia a tutti quanti quelle che erano le sue decisioni, tanto sono il re, chi mi fa qualche cosa? Uno sfacciato in qualche modo, un arrogante nel suo potere. Però queste frasi ci dicono che egli pensava sulle cose dello spirito, almeno avrebbe voluto. E così, dopo che ha fatto giustiziare Giovanni, in quel momento, come Giovanni aveva detto, io devo diminuire e lui, l'agnello, deve crescere, cominciano a manifestarsi i miracoli di Gesù. E tutta la regione ne parla. Chi è dunque costui? E allora non sapevano chi fosse. È Giovanni che è risuscitato. O è Elia che doveva tornare, o un altro dei profeti. Comunque qualcuno che viene da un altro mondo, perché per fare quelle cose non può essere semplicemente un uomo. Quindi è Giovanni che è morto e prima non faceva miracoli, pur essendo riconosciuto come profeta, ma tornando in vita ha una potenza maggiore perché sentono che c'è qualcosa che viene dall'alto. I miracoli li poteva fare solamente Dio insieme agli esorcismi. Ma da buon pragmatico Erode dice, adesso Giovanni l'ho fatto decapitare io. Prima di andare a credere a resurrezioni di altri, voglio vedere chi è costui. E vediamo ancora qui una certa curiosità in lui. Così come c'è, ma sbagliata, ancora più contorta, la sua curiosità, quando c'è il processo, gli mandano Gesù da Pilato, lo manda a Erode per farlo giudicare lui, per non essere lui quello che lo condanna, lo lascia fare a qualcun altro. Erode rimanda indietro la palla e dice, io, per me è solamente un pazzo. Il destino di Erode si è giocato in quest'arco di questi 3 anni.
Che cosa è successo nel suo animo? È interessante non per parlare di lui, ma per parlare di quello che è il processo di un'anima. Allora noi vediamo come quello che è l'avvicinamento di un'anima nel peccato può avere varie soluzioni. Abbiamo quello di Matteo Apostolo, che viveva anche lui sfacciatamente nel peccato e non gliene importava del giudizio degli altri, ma dentro era roso da quello che era la ricerca del vero, di ciò che è Dio, della purezza, e l'ascolto da lontano inizialmente della parola di Gesù, il sentirne parlare, lo faceva riflettere. E quando Gesù, che conosce l'intimo dei cuori, lo chiama a essere apostolo, lui lascia tutto immediatamente. È come un punto di arrivo della sua anima, che è arrivata alle porte del Tempio, potremmo dire, dove abita Dio, incontra Gesù. Non avrebbe mai osato chiedere lui neanche il perdono dei propri peccati. Stava proprio alla porta, come il pubblicano nella parabola che Gesù fa, chissà che non avesse proprio in mente Matteo. Si mette in fondo, noi diremo alla chiesa, in fondo al Tempio, non sono degno neanche di entrare, però chiedo perdono per i miei peccati. Nel suo intimo non li manifesta. Il fariseo si mette in prima fila e si loda davanti a Dio. Sappiamo la parabola, ma l'atteggiamento interiore del peccatore è quello di riconoscere se stesso davanti a quello che è la luce della parola, la luce spirituale che la parola di Gesù dà. Erode, anche lui è incuriosito da questa parola, è stimolato, c'è qualcosa che lo tormenta dentro, ma c'è un mistero per cui anziché volgersi al bene si volge al male. E tutto questo si gioca con l'uccisione di Giovanni Battista. Un peccato ancora più grave si assomma all'altro peccato, perché è così. Se ogni grazia ci fa camminare nella grazia e riceverne altre, e questo ci avvicina a Dio, così ogni peccato ne chiama altri, no? Fatto uno mi abito, poi un altro, di diverse categorie. Non parlo del peccato, stesso peccato ripetuto della situazione, parlo del vivere sempre peggio, perché più ci si allontana da Dio, meno sentiamo questa voce della coscienza, perché l'incontro con quella parola, che anziché farsi vicino si allontana, diventa sempre più fioca, più debole. E dunque è facile coprirla con i rumori della vita di tutti i giorni o con il chiasso che, no, in noi fanno le compagnie, il peccato, eccetera. Erode era in una cattiva compagnia. Non solo cattiva compagnia, ma si era creato lui la situazione, dove era caduto in una situazione che lo teneva prigioniero. Il suo peccato lo tiene prigioniero. Una delle definizioni, anche San Pietro, in una delle sue lettere lo dice, ciascuno è prigioniero del peccato che lo domina, no? Il peccato che lui fa di questa donna, direi terribile, che era la moglie di suo fratello, in realtà crea una situazione in cui lui non riesce più a uscire. E lei orchestra tutta la situazione per farlo cadere in un peccato ancora peggiore che quello dell'omicidio, e dell'omicidio del profeta di Dio, il primo dopo tanti secoli, che era quello che quasi con mano doveva indicare e toccare l'agnello di Dio, l'attesa, il promesso, il Messia, il figlio di Dio fatto uomo. Peccato gravissimo, ancora più grave di quello che stava vivendo. Ma da peccato in peccato lui si chiude in questo modo la via, e il peccato è come qualcosa di vivo, perché il grande regista è sempre il demonio, che si serve delle persone disponibili, specialmente quelle che peccano, e dunque costruiscono situazioni sempre più leganti. E quando noi siamo legati, all'inizio sembra che un qualche minimo movimento dell'animo spirituale verso il bene possiamo ancora farlo, poi alla fine l'anima è come in un pozzo che piange e sente la lontananza da Dio, ma tutto il resto del nostro essere, della nostra vita, è distante. C'è dunque un buio sempre maggiore che si crea nell'anima, e il buio non è semplicemente l'assenza del bene e della luce di Dio, è anche un buio che parla e dice cose brutte, spinge a cose brutte
e fa sentire il brutto, il cattivo e il male come normale per noi, abitudinario. L'abitudine al male infatti si chiama vizio. Questo processo dell'anima, di cui troviamo un esempio scritto nel Vangelo, che è quello di Erode, è il nostro percorso. Anche noi non siamo macchine, no? Che camminiamo in modo automatico verso Dio, verso il bene. Abbiamo momenti di debolezza, ci sono eventi che sono contro di noi, ci sono momenti favorevoli al peccato e per debolezza cadiamo, no? Tante volte noi siamo propensi al male perché lo sottovalutiamo e non teniamo conto che invece ogni piccolo legame che si crea impedisce il movimento sempre di più verso il bene e si crea una distanza da Dio. Nel nostro cuore, dal punto così di vista psicologico, noi ci sentiamo sempre buoni, ci sentiamo sempre credenti, abbiamo sempre un'idea di Dio in noi. Questo è difficile che venga meno. Il problema è la vicinanza reale della nostra anima con Dio. Se con la comunione noi raggiungiamo l'unione perfetta, grazie a Dio che entra come un suo regno in noi per mezzo del corpo di Cristo, che è suo figlio, si chiama comunione perché l'unico volere tra me e Dio si fonda, io e Dio diventiamo una stessa cosa in quello che vogliamo, il bene del prossimo e il bene dell'anima. Il punto di distanza maggiore invece viene da questa comunione che non c'è, non viene nutrita e ci sembra sempre di andare bene, perché pensiamo a Dio ogni tanto, perché abbiamo qualche riflesso sul bene, perché non ci sembra di fare cose così malvagie, ma non ci accorgiamo che la nostra vita è sempre più periferica e distante. E aumenta il buio, diceva. Prima è, questo è il fatto, il buio è il buio dell'anima, ma anche un non capire le cose di Dio. Senza la luce diretta di Dio, tutti quelli che sono i misteri di Dio, il capire la sostanza delle cose, anche quello che avviene dentro di noi e fuori di noi, alla luce profetica dello Spirito di Dio, si ottenebra. E i nostri giudizi sulle cose, su noi stessi, le decisioni da prendere, gli altri, diventano sempre più umani e sempre più fatti di contrapposizione, di rabbia, di violenza, di ignoranza, di paure, di angosce. Perché la luce di Dio non solo fa vedere, ma nutre l'anima del bene, che è una forza che fa spazio nel denso, nella densità delle tenebre. È come qualcosa che fende e ci fa andare avanti, come potremmo immaginare un rompichiaccio che spacca il ghiaccio, cioè, e fa procedere la nave in mezzo alla calotta di ghiaccio. E così la luce, l'amore di Dio ci fa procedere e tutto quello che vorrebbe di nuovo costringerci, congelarci nel male, viene spaccato continuamente. Mantenere questo stato di grazia è facile quando quotidianamente o frequentemente noi ci accostiamo a Dio con la coscienza purificata, il perdono dei nostri peccati e il nutrimento dell'Eucaristia. Diventa sempre più difficile quanto più questo diventa rarefatto. Occasioni di questo, di quell'altro, magari non ci confessiamo neanche. Persone che non si confessano da 20 anni, di 20 anni difficilmente ricordano qualcosa di male che hanno fatto, perché si seppellisce tutto quanto. È normale questo, ma non che questo cambia la situazione. Il fatto che io non ricordi i miei peccati non toglie i miei peccati. Allora la confessione frequente, la comunione, mantiene sempre questo passo vivo con Cristo, sempre vicino a Lui, sempre con Lui nel cuore, realmente presente. Un conto sono le imperfezioni, un conto è il peccato, e Giovanni che lo dice nella sua lettera, c'è un peccato che conduce alla morte, sono i peccati contro i 10 comandamenti, sono dei peccati che non conducono alla morte, sono quelli che noi chiamiamo peccati veniali o imperfezioni, contro i quali noi agiamo progressivamente, no? È come un togliere continuamente queste cose che ci aggrediscono e ci impediscono di stare vicini a Gesù, dunque a Dio.
questo è un processo, un cammino che dura tutta la vita sulla terra. Per questo noi parliamo di cammino, e Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, ma la traduzione migliore è: io sono il cammino, cioè come si cammina e dov'è la direzione. I primi cristiani chiamavano Gesù la via, ha incontrato la via, cioè come andare, dove andare, come camminare, come comportarsi per essere uniti a Dio. Questo è dunque l'esempio che ci può dare questo brano del Vangelo, ed è tutto interiore, ma poi ovviamente quando noi siamo con Dio, il mondo, il nostro piccolo grande mondo attorno a noi cambia, perché siamo portatori della sua stessa luce divina. Sia lodato Gesù Cristo.